Amici del Bari, torniamo oggi su Football Manager 2023, appunto con il nostro Bari e il nostro Giampaolo. Allora, siamo primi a 31 punti, 3 punti dalla seconda che è il Perugia, che non molla mai al mondo, e oggi abbiamo una sfida per iniziare contro lo Spezia, dirigenza che è super contenta e ci mancherebbe che non lo fosse. Purtroppo il nostro Saiyan, soprannome scelto da voi, è infortunato, quindi oggi spazio al piccolo Johnson. Per il resto non toccherei niente. Zefi confermatissimo che sta avendo un grande momento di forma. Jovic in panca. Direi che... Ah, ci manca un sostituto. Ci portiamo Jim. Portiamoci Jim, dai. Che ci può stare sempre un bel Jim selvatico lì in panca. Allora, Spezia che è ottavo, Spezia che in teoria avrebbe anche Sangaré, ma che non vedo nemmeno tra i convocati. Sarà infortunato? Non gli starà dando fiducia? Non lo so, però non lo vedo tra i convocati, e il che un po' mi perplime perché sappiamo tutti che Sangaré ha delle potenzialità incredibili e in Serie B sicuramente può fare molto bene. Tra l'altro Spezia, che ho visto che ha anche Bove, quindi è una bella squadra in realtà. Subito Johnson. Oh, becca, partiamo forte? Mamma mia, che partenza fulminea, 3 minuti. E siamo già avanti con Zefi che non si fa attendere il suo gol. Che giocatore che è Zefi, impressionante. Mi hanno anche Di Gregorio in porta, che non è affatto un cattivo portiere, anzi devo dire che mi piace molto nella realtà. Non so come sia su FM, però è un gran bel portiere nella realtà. Zefi subito per Johnson di testa, però è una cattiveria, eh. Ancora Zefi. Oggi Zefi sta in forma strepitosa, strepitosa. Sta giocando una gran partita al momento. Tra l'altro mi sono accorto ora che Marcelo si è fatto ammonire, purtroppo. E vedremo se cambiarlo nel secondo tempo per evitare un'eventuale espulsione, che non sarebbe una gran cosa. Onestamente parlando, staremo un po' a vedere cosa fare. Brazao, però palla un po' così così. Chi è quello? Shashua? Bellissimo. Appunto. Oh, come ho detto, il suo nome per, diciamo, far ridere un pochettino, subito ci ha purgato. Benissimo, benissimo. Shashua, ma come cavolo si chiama? Fantastico, però qui purtroppo tra portiere e difesa non so chi ha più le colpe. Tutte e due, perché il portiere poteva anticipare come anche il difensore. Ma subito un attacco con l'Andetic, che la porta sul 2-1. Però attenzione, che c'è il VAR che non si sa se sarà annullato oppure no. Purtroppo sì, gol annullato. Sarebbe stato il suo dodicesimo centro stagionale, ma purtroppo il gioco ci vuole male, e quindi gol annullato. E vabbè. Spero che potremmo rifarci. Me lo auguro con tutto il cuore che ci si possa rifare in un qualche modo. Comunque Spezia, che sta giocando molto bene, anzi ci sta dominando sulla carta in ampi tratti, amareggiato perché, insomma, io spero sempre in una vittoria, chiaramente. E non è che stiamo giocando benissimo questa partita. Mamma mia, che rischio che abbiamo passato qua. Che rischio. Non riusciamo veramente a... Dopo il gol iniziale ci siamo un po' spenti. Non so, Zefi. Bravo Martel che recupera palla, però bravissimo. Ancora Zefi che può rifarsi di quella palla persa. A Zefi però, dai, Bravissimo Johnson. Guarda in mezzo. Lazetic, dodicesimo centro stagionale, e questa volta il fuorigioco non c'è. Bravo, bravo Lazetic, come sempre, uomo fondamentale.
Ma bravo anche Johnson che fa questo assist ben confezionato e siamo avanti di nuovo, di nuovo. È bello vedere che la squadra, anche in queste partite di apparente difficoltà, riesce a essere molto concreta. Di conseguenza, anche se facciamo meno tiri in porta, molto spesso le portiamo a casa. Bravissimi. Ma come giochiamo? Ma come giochiamo? Ancora Zefi con un gran gol, una grande discesa personale. Ammazza, ha fatto una roba fuori di testa. Poi vabbè, Iliev assist della vita. Mamma mia. Questi ragazzi come giocano, come giocano. A questo punto Marcelo, io non lo caverei per sicurezza perché non si sa mai. Mettiamo Zanoli, come anche Corrado è ammonito, quindi non vorrei rischiare. Il buon Salvatore è pronto. E Martel inizia a essere un po' stanco. Vasco Valls, così prende un po' di fiducia. E diamo spazio un po' a Colombo. E vediamo un po' se mettere anche Jovic. Mettiamo Jovic, dai, diamogli un po' di minutaggio a questo ragazzo. Perché io ci credo in questo ragazzo. So che può fare grandi cose e me lo auguro con tutto il cuore, ovviamente. Ancora in attacco, becca becca, però Vaz qua si addormenta, ma c'è Johnson che ci pensa e non so come abbia fatto a non beccare la porta. Come cavolo ha fatto a non beccare la porta da lì? Cioè, era difficile, non beccarla, era complesso. Becca becca. Ah, era buona l'idea. Era buona, era buona. Era buona. Ancora sto pensando a Johnson che ha sbagliato quel gol praticamente fatto, o almeno beccare la porta, no? 0 di 0, vabbè. Johnson che perde una palla un po' sanguinosa, ma... O forse no, speriamo di no. Speriamo di no. Speriamo di no. Ok, bravo Zanoli, ottimo intercetto. Vasco Valls, con molta calma. Zanoli, bravo. Vasco Valls la porta avanti, però perde un pallone un po' così. Ancora Zanoli che recupera un'altra palla, molto importante. Anche perché se dovessero segnare ora, riaprirebbero la partita per il rush finale e noi non vogliamo. Bravo Valls che fa il velo. Johnson! Christopher Johnson si fa perdonare quel gol sbagliato. E lo fa veramente. Bravo Johnson. Bravo Valls qui, eh. Bravo Valls, che ha fatto un'ottima finta. E Bastoni è stato un po' disorientato da questa finta. 4-1 totale del Bari, che sta giocando un gran calcio. Più che altro un gran secondo tempo, perché il primo un po' rivedibile. Questo secondo tempo, devo dire che abbiamo giocato molto meglio. Con anche un po' di turnover, tra l'altro, nel mentre. Con Vasco Valls, con Jovic, che non si è visto. Purtroppo Valls si è visto. Jovic purtroppo stenta un po' ad ambientarsi. Però Vasco, se te allunghi così è normale perdere palla, eh. Amico mio, è normalissimo. È normalissimo. Ma sto Spezia? Sto Spezia che in Serie B c'ha anche Boga, Enzola. Cioè, è più una squadra da Serie A ormai. Cioè, vabbè, becca becca. Bravissimi. Ancora becca becca. Mamma mia, Zefi. Mamma mia, Zefi. Tripletta. Questo è un gioiello. Questo ragazzo è un gioiello. Ha fatto la tripletta tutt'altro che scontata. Tutt'altro che scontata. Bravissimi. 5-2 allo Spezia. Una squadra che lo Spezia sembra quasi da Serie A è un grandissimo risultato. Questo fa capire la nostra forza in vista anche massimo della prossima stagione, se mai sarà Serie A. Cioè, abbiamo una squadra che sulla carta, secondo me, in Serie A può far bene. Può far bene ora come ora. Niente, altra vittoria. E il Perugia cosa ha fatto? Mi sa che ha vinto anche il Perugia, però. Mi sa di sì, eh. Zefi, porca miseria, Zefi. È in calo, non so il perché, ma sta giocando benissimo però. Brilla tra le stelle.
Noi dove cavolo, non manco ci siamo noi nei vivai migliori di Europa, ovviamente, siamo in Serie B, difficilmente ci trovano. E Mercuri, ottima partita, sta crescendo, anche di determinazione che non è una cosa scontata, eh. Proprio il bilancio un po' così. Brazao meriterebbe una convocazione nel Brasile, addirittura? Cioè, diciamo che sarebbe clamoroso Brazao nel Brasile quando la squadra sua è in Serie B. Sarebbe veramente clamoroso. Peggiori Canestrelli e Zanoli. Perché Zanoli peggiore? A Zanoli? Dai, è su. Migliore Marcelo. Tanta roba. Stavo guardando che Pagano ha sviluppato una nuova caratteristica. Si accentra dalla fascia sinistra, palla al piede. Ok. Top 11 del mese, Zefi, Corbo, Marcelo. Molto bene. Molto, molto bene. Ma in tutto ciò, intanto Corbo fiducioso. Ferri entusiasta, anche il nostro Sayan entusiasta e anche Marcelo. E anche Marcelo. Sta tutti un po' migliorando come voglia di far parte di questa squadra. Il Bari è favorito. Sì, ma calma, calma. Chi è che sta facendo più presenze in prestito? Gagliardi con 15 presenze e sta crescendo, ma anche Ricci, eh. E anche Amoruso. Voto più alto? Proietti 7,72. Ammazza, proietti. Proietti, proietti. Nome d'arte. Anche Amoruso gioca bene, anche Bianco. Molto bene, il nostro cinese, due presenze però, buoni voti, non sta andando male, eh. Se giocasse un po' di più non mi farebbe schifo. Squadra della settimana, Zefi e Johnson, e basta sì, Zefi e Johnson. Allora, il Perugia ha ancora vinto, il Perugia non si ferma, è incredibile il Perugia che sta tenendo questo ritmo, perché noi comunque abbiamo fatto solamente un pareggio in 12 partite, 11 vittorie, eh. Non è un dato da poco. Io confermerei tutti. Confermerei tutti perché hanno giocato benissimo la scorsa partita e sarebbe un delitto cambiare la formazione qua, in questo momento. E col Cosenza, che è quarto in classifica, è importante portarcela a casa. È molto importante. Veramente molto importante. Potrebbe aprirsi una, se dovessimo vincere, una possibilità di fuggire, abbastanza bella. Attenzione, un probabile rigore per noi. Però a me più che altro mi preoccupa Iliev a terra ed è entrato il preparatore atletico o fisioterapista, non lo so. E questo potrebbe essere preoccupante per Zefi, perché se mi si fa male Zefi è un casino. Onestamente. No, era Iliev, scusate, che Zefi. Era Iliev, sì, sto caro amico io. No, tira Lazzi, dice perché? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Lazzi, non so cosa stia facendo. Si appresta Lazzetic. Con quale tranquillità, con quale determinazione, con quale precisione il Bari è in vantaggio. Dopo 3 minuti anche oggi dopo 3 minuti, un numero che ricorre spesso, il numero 3, si fa gol sempre a quel minuto. Questo fa capire quanto siamo forti, onestamente, eh. Perché è una squadra che fa sempre gol subito e le vince vuol dire che è una squadra molto molto potente, molto forte e anche determinata a raggiungere il risultato. Bravo Corrado, però Corrado bravo no, non tanto bravo. Potevi far molto meglio. Il Cosenza pareggia con un giocatore che ha un cognome molto buffo. Bevi l'acqua. Bevi l'acqua è fantastico. Ma chi è il giocatore sponsor di CR7? Bevi l'acqua. Vabbè, a parte questa. Come prima, gol del vantaggio e poi subiamo il pareggio. Sembra quasi un replay della scorsa partita.
Vediamo se la fine sarà uguale. Martel di testa, è troppo, troppo. A parte che era debole in tutti i casi, non avrebbe mai segnato, secondo me, però. Calcio d'angolo, Iliev. Ancora Zefi. Mamma mia, che giocatore. Ma quanto è forte, oh. Ha fatto 8 gol in campionato. Un esterno. Un esterno. Guarda che cattiveria. Deviata. Deviata. Però, oh, lui ci prova e segna. Lui ci prova e segna. Zefi, tanta roba. Onestamente. Sta facendo una stagione importante. Martel, bella la palla per il piccolo Johnson. Quinta rete della stagione per il piccolo Johnson. Sayan con Johnson non so, perché anche Johnson si sta comportando molto bene quest'anno. Anche l'anno scorso in realtà. Sta crescendo tantissimo in questi anni, Johnson. Ormai non so nemmeno come rimuoverlo nel caso che torni Sayan, perché è Johnson, cioè sta giocando bene, sta facendo gol. E fai, come fai a cambiarlo? 3-1 comunque nel mentre. Sì, però ragazzi, oggi abbiamo una difesa un po' così, Bisogna ammetterlo che sta andando tutto benino, però la difesa non mi sta convincendo in questo episodio. La vedo un po' troppo penetrata, il che non mi piace. Fortuna che abbiamo un attacco molto forte, però sta difesa deve un pochino migliorare, eh. Che non si può così, cioè diventa difficile in questo modo. Vabbè, allora, ma contento, stiamo vincendo. Sono abbastanza contento. Certo è che quei 2 gol presi si potevano e si dovevano evitare assolutamente. Anche perché sono nati da situazioni in cui si poteva marcare meglio a livello difensivo e invece ci hanno penetrato con troppa facilità. Mettiamola così. Ancora Cosenza che attacca. Cosenza in attacco. Bravissimi però stavolta i nostri difensori. Riparte Iliev, si allunga un po' troppo e infatti l'azione finisce in questo modo. Allora ragazzi, c'è Zefi che è un po' stanco e io a sto punto metterei Aranda. Come anche Iliev mi si sta un po' stancando. Mettiamo Kortinovic perché Jovic non si è visto la scorsa volta. Per il resto Johnson è stanco. C'ho sempre Aranda nel caso da mettere e direi di no. Niente, Johnson se la fa tutta perché non c'ho i ricambi. Non ho i ricambi, ragazzi. Non ce li ho. C'era Aranda che può fare entrambe le fasce. Dovrebbe poter continuare, però io non rischierei. Mettiamo Schmidt, va. Non voglio rischiare che si faccia troppo male. Perché poi. No, Johnson per Colombo. Colombo per Johnson, no, è un cambio che non mi piace. Piuttosto cambierei Martel. Mettiamo Vasco Vaz, che non ha giocato male nella scorsa partita. E ci mettiamo Colombo, però, per Lazetic. Che ha molto più senso. Colombo esterno non mi convince e preferisco evitarlo se possibile. Ah, bella Marcelo sta rimessa. Dove l'hai imparata? Mamma mia, una rimessa deprimente a dir poco. Vabbè, Corrado. Buono tutto. Bravo Colombo. Vasco Valls becca la traversa. Clamorosa, clamorosa traversa di Vasco Valls. Clamorosa, poteva chiudere la partita e invece siamo ancora qua sul 3-2 con un Cosenza molto forte, devo dire. Johnson perde la palla, bastava passarla. Bravo Marcelo, però. Bravo Marcelo. Dai, dai, passagliela. Aranda. Colombo. Colombo. La partita è chiusa. Il Bari vince questa partita perché, a meno che non succeda un suicidio di massa, dovremmo portarcela a casa, no? Di base. Calcio d'angolo, Aranda, Schmidt. No, vabbè, che sfiga. Che sfiga clamorosa, vabbè, dai.
Ancora calcio d'angolo, ancora Aranda, si appresta a battere sulla bandierina. Che brutto calcio d'angolo, Aranda, veramente brutto. Fuori gioco, tra l'altro. Niente, Aranda ha battuto un calcio d'angolo obbrobrioso, in più era anche in fuori gioco. Meraviglioso, meraviglioso. Niente, oggi rischiamo un po' troppo, rischiamo. Vabbè, non è importante al momento. Altra vittoria, e il Bari, ragazzi, e il Bari, e il Bari, e il Bari. Blinda il suo primo posto. Il Perugia deve ancora giocare. La SPAL è ancora a meno 7. Anche la SPAL sta facendo un gran bel percorso. Mentre Cosenza così si stacca di 13 punti, che non è per niente male. Non è per niente male. Sono 13 senza sconfitte, 12 vittorie e un pareggio, un dato molto importante per capire un po' cosa stiamo combinando. Il Perugia, aspettiamo che giochi. Perugia, perde il Perugia, attenzione, più 6 sul Perugia, questo è importantissimo. Questo è veramente importante perché ci dà modo di continuare ad aumentare il distacco e di poterlo vincere in anticipo per nel caso volare in Serie A direttamente, se questo dovesse accadere. Però attendiamo ovviamente perché non si sa mai su FM, non si sa mai. Il nostro cinese è stato convocato. Attenzione, bravo, bravo, bravissimo. Bravissimo, fa progressi questo talento che noi ci abbiamo scommesso, sperando che Paolucci uomo partita. Bravo Paolucci, anche se stai calando e stai aumentando, vabbè. Va bene, va bene. Gori, giocatore della settimana. E beh, Gori mica male, però in attacco si è messi bene al momento. Caprile, perché non sei rimasto? Se tu rimanevi qua da noi, no? Eri in Serie B, non eri contento? No, vabbè, comunque. Latic convocato nella Serbia per sostituire Vlaovic. Però, lo Spezia vince contro la Regina. La Spal ha vinto, il Perugia no. Potremmo allungare ancora sulla seconda in classifica, eh? Attenzione, Johnson è stanco. Ho capito. Oggi mettiamo. Dov'è Aranda? Scusatemi, eh. Mettiamo Aranda. Lo so che non è il tuo ruolo. Però, che ci devo fare? Non è che abbiamo molte alternative. Canestrelli, perché ancora qui in rosa? Senti, Canestrelli, ma te ne vai via. Piuttosto mi porto Pagano. Guarda. Canestrelli, anche no. Cioè, basta. Cioè, insiste, insiste. Si vuole far vedere per forza. Ma io non lo voglio vedere. Ma io non lo voglio vedere. Allora, contro il Benevento. Altra partita top. Benevento dovrebbe essere una bella squadra sulla carta. Al momento sta nona in classifica. Vediamo se anche oggi faremo il gol subito, così a bruciapelo. No, per pochissimo. Per pochissimo non l'ha fatto, veramente per un pizzico di nulla. Mannaggia, mannaggia che sfortuna. Vabbè, dai. La partenza comunque è buona. Bravo Aranda, come torna indietro. Mi sei piaciuto. Che succede? No, no, no. Stacca, stacca. Ci hanno tracciato. Mele. Corbo. Becca, becca. Becca, becca. Becca, becca. Perché? Mamma mia, si stava per fare autogol Corbo. Cosa ha rischiato Corbo? Corbo ha rischiato veramente. Brazao esce. E salva tutto. E salva tutto. Partita molto infuocata. 3 minuti, un sacco di cose già viste. Insomma, squadra ad alto livello. Alta intensità in questa partita. Tra l'altro è un derby un po' del sud in generale. Benevento-Bari. Squadra del sud che vogliono assolutamente primeggiare. Il Bari anche per i tifosi se lo meriterebbe. Cioè il Bari ha una bella tifoseria, un bello stadio grande, insomma. È un peccato vederli in Serie B. È veramente un peccato.
Non dovrebbe essere legale. Niente, stiamo tirando, dominando, ma non ci fanno vedere nulla. Cioè, il vuoto cosmico proprio. Vabbè, ragazzi, io sono un po' deluso. Potete concedermelo anche perché con tutta questa. Questo dominare, essere 0-0 un po' mi fa sentire triste. A essere sincero, eh. Non so voi, ma cioè. Con queste statistiche. 0-0 mi è un po' scarsino, no? Cambiaghi se ne va, se la fa tutta, ma c'è Marcelo che chiude molto bene. Ancora però Cambiaghi? No, vabbè. Che gol ha fatto questo? A Skilsen. Ha fatto un gol incredibile. Boh. Ha fatto un gol veramente che mi lascia perplesso da quanto era bello, cioè. Iliev. E di scatto. Mamma mia. Ha fatto tutto da solo. Ha fatto tutto da solo. Clamoroso quello che ha fatto Iliev. Cioè, guarda che roba. Guarda che roba. Poi una bordata. Allora, io Marcelo però lo cambio perché è ammonito e mi fa paura. E a sto punto metto Aranda qua. E metto qui Johnson. Ok. Anche Iliev è ammonito, ma dopo quello che ha fatto cambiarlo sarebbe un po' una bestemmia, quindi no, cioè non vorrei evitare di cambiarlo. Dopo quei gol sarebbe veramente brutto cambiarlo. Aspettiamo un po' al massimo e vediamo che succede. Franco. Bravo, becca becca. Ottimo recupero di palla. Però non perdiamola ora, eh. Troppo spesso perdiamo palle sanguinose. Troppo spesso. Zanoli. Bravo per Johnson. Johnson se ne va. Ma c'è anche Martel però. Buona la palla per Aranda. Aranda, 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 Aranda. Perché perdi sti palloni? Bravo Aranda però. Ti sei fatto perdonare. Corbo. Becca, becca. Martel per Lazetic. Come l'ha controllata? Ha preso il palo, eh. Però come cavolo l'ha controllata? Vabbè, Iliev è stanchissimo. Mettiamo un po' di forze fresche. Cortinovis. Pure Martel, no, Martel è stanco, ci buttiamo Vasco. Oliva, no, oggi Oliva, dai. Diamo fiducia al nostro Antonio Oliva. Dai, 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 ragazzi, portiamola a casa. Allunghiamo sulla seconda, ancora. Allunghiamola sta classifica. No, non c'è modo di. Dai che sbagliano su. Dai che sbagliano. Li vedo in crisi. Grazie per il pallone, Corbo. Bella la palla per Cortinovis. No, ma cosa ha preso? E cosa ha sbagliato anche, tra l'altro? Incredibile che Lazetic faccia questi sbagli così, eh. Non succede quasi mai. Mele! Ravaglia, cosa ha preso ancora? Ma quanto è forte sto portiere? Scusatemi, eh. Ah, no, un secondo. Ma un secondo, avversario, Ravaglia, quanto cazzarola è forte. Osserva un secondo Ravaglia, per favore, perché. Sono veramente colpito. Ma sono veramente stracolpito. Comunque dovremmo stravincerla, eh. Cioè, è expected goal 2,55, ragazzi. Ma che pareggio inutile. Ma che pareggio inutile, dai. Abbiamo fatto un expected goal veramente altissimo, cioè dovevamo stravincerla, non vincerla questa. E vabbè, comunque rimane più 5 sulla seconda, secondo pareggio in campionato. Almeno non si perde, mettiamola così, però mi aspettavo di meglio, onestamente. Bravo Edson che fa il suo primo gol. Bravissimo, mi sei piaciuto. Statistiche di gioco, cioè. Bella questa cosa, non l'avevo mai vista. 9 presenze, 9 tiri, un gol fatto.
media goal 1 ogni 692 minuti, è un po' bassino forse, è poco preciso più che altro. Tra l'altro convocato nel Suriname il nostro Edson, e questo sarebbe una 3 stelle massimo di... cioè veramente? 3 stelle Ravaglia? Mi aspettavo di più, onestamente, da quello che ho visto. Ma molto di più. Il Pisa vince col Padova. Ok. La prossima col Crotone è tra 9 giorni. Quindi manca ancora un po'. Tra l'altro il Crotone che è sedicesimo. Adesso non voglio dire niente, però dovremmo portarcela a casa. Giampaolo celebra i 5 anni sulla panchina del Bari. 5 anni, ragazzi. 5 anni. Però, non male, non male, non male. Ha anche una bella reputazione. Vediamo un po' se ha trovato qualcosa di buono il nostro osservatore. C'è questo Mbamba, difensore che imposta, fare regista, però a me sto Mbamba non è che mi faccia impazzire, a dirla tutta. Antonio? Van de Put. Non mi dice niente. Mehdi Huertani. Sarebbe una scommessa questa. Sarebbe veramente una scommessa sto ragazzo, 18 anni, tanto determinato. Contrasto un po' basso per un centrocampista. Però può crescere. Ma se io ti dicessi, a parte che non c'ho i soldi, quindi niente, non ti dico nulla perché tanto non c'ho i soldi. Jovic, 2 reti. Ma dove ha giocato Jovic? Scusate, io vorrei capire dove gioca Jovic più che altro. Si può vedere? Tattiche. Dove gioca Jovic? Dov'è? Ma non c'è neanche Jovic qua. Ma io voglio vedere la squadra under 21, ragazzi. Non la squadra normale. Si può? No. Io volevo capire dove giocava Jovic più che altro. In nazionale per capire un po'. Se era un mio problema. Oppure no. 2 assist anche per Oliva. Bravo, bravo. Bravissimo, bravissimo il nostro Antonio Oliva, nazionale, che ci sta regalando gioie, sta crescendo pian piano. Johnson 0 gol, cioè ha vinto 9-0, Johnson 0 gol, com'è possibile non si sa, però tant'è che è così. Quanto siamo undicesimi col Bari riserve? Non tanto bene, non tanto bene. Pensavo molto meglio, invece un po' così, Vabbè, Ilie con Inghilterra ha perso 1-0. Che è questo, Francesco Cosenza? Francesco, tu sei un difensore centrale interessante sulla carta. E puoi arrivare a valere 3 stelle e mezzo. E sinceramente... non posso prenderti al momento. No. Lasciamo in la lista selezionati al momento. Oh, Johnson un gol e 2 assi. 10-0 Islanda. Ma che squadra c'ha l'Islanda per fare tutti sti 10-0? Cioè, mo sono curioso. Cioè, chi è che questo è? Portestein? Ah, ma Johnson gioca a sinistra? C'ha Sigurdsson, Gudmundsson. E come cavolo si chiama quello? Eyjolfsson, 37 anni, ammazza. Johannesson, Ellerson, tutti con son, tutti figli. Magnusson, Ingason, Hermansson. Ma è bellissima l'Islanda. Tutti son. Manca la difesa. No, c'è Shram che è lui è stronzo. Shram è lo stronzo, praticamente. Bellissimo, bellissimo. Bravo Johnson che ha segnato. Va.
Troppo bella questa cosa che ho appena notato, non me ne ero mai accorto di questa cosa dell'Islanda. O come la Cina, ma tutti si chiamavano con lo stesso cognome. Oh, ah, e. Allora, ma non mi sembra sto granché. Sala è felice di stare al Bari. Zefi ha fatto 0. Vabbè, ha giocato 4 minuti, poveraccio. Ci credo. Io Ildiz lo vorrei anche, però non mi serve al momento. Non è che mi serva tantissimo. In prestito magari potrebbe essere interessante. Però vogliono comunque un ingaggio di 1 milione. Non è poco. Assolutamente no. Grande vittoria per il Bari riserve contro il San Buceto. Ok, che cavolo è San Buceto, mo? Con tutto il bene, eh? Non lo so. Non ne ho idea. Giampaolo raggiunge le 200 panchine. Ah, 200 panchine. Questo è un record interessante. 200 panchine, 5 anni per Giampaolo e 200 panchine, ragazzi. Io per il momento mi fermo qua. Vi ringrazio molto per la presenza, per tutto quanto e per i commenti che mi date sotto ogni singolo video. Veramente, mi fa un sacco piacere. Quindi ci becchiamo alla prossima con Crotone, Pescara e Ternana. E niente, in campionato siamo messi molto bene, più 5 sulla seconda, più 7 sulla terza, quindi siamo abbastanza tranquilli per il momento. Quindi, grazie mille, alla prossima, ciao!